RDE presa diretta. Nuovo appuntamento con l'informazione. Lo spauracchio delle multe ai non vaccinati over 50 si sta rivelando un triste bluff. Finora infatti non è stata emessa neanche una sanzione. Il meccanismo delle multe per gli over 50 che non si sono piegati all'antidemocratico obbligo vaccinale è ufficialmente partito il 1 febbraio, ma di fatto solo sulla carta. Come racconta Alessandra Ziniti su Repubblica, le prime multe una tantum da 100 euro arriveranno quando l'obbligo sarà già finito, oltre il 15 giugno, anche perché si è messo di mezzo il garante della privacy, che deve ancora valutare se è legittimo che gli elenchi di non vaccinati possano essere resi noti ad altri soggetti. Il classico paradosso all'italiana: prima si fa la legge e poi si valuta la sua applicabilità. Sono circa 1,4 milioni gli italiani che all'ultimo report governativo risultano ancora totalmente scoperti dalla vaccinazione, che dunque si aspettano di ricevere in automatico l'annunciata sanzione una tantum di 100 euro. I sanzionabili però a ruota potrebbero essere di più, visto che l'obbligo per gli over 50 scatta anche per la seconda e terza dose, che vanno fatte entro i tempi previsti, quelli cioè certificati dalla scadenza del Green Pass. Ma dall'Agenzia delle Entrate per la riscossione, deputata a far partire le sanzioni, nulla si è mosso, semplicemente perché nessuno ha comunicato loro chi sono i cittadini da multare. L'avvocato Giuseppe Sottile e Giuseppe Munao, rispettivamente dirigente nazionale e responsabile per Messina del movimento politico Italexit, hanno presentato un esposto all'Ordine dei Medici di Messina contro il professionista resosi responsabile la scorsa settimana dell'affissione dell'odioso cartello con su scritto "i soggetti Novax non sono graditi in questo studio". Nella denuncia di Italexit si legge: tale affermazione, oltre ad essere offensiva e sgradevole sia nella forma che nella sostanza, poiché, riferendosi chiaramente a tutti i cittadini che per libera scelta hanno deciso di non vaccinarsi, definisce tutti impropriamente e indistintamente Novax, con evidente intento dispregiativo e palesemente discriminatorio. Chiedono le dimissioni del ministro dell'istruzione Patrizio Bianchi, di non fare la guerra le migliaia di studenti milanesi che hanno sfilato in centro a Milano. In piazza Affari hanno acceso fumogeni e srotolato uno striscione con scritto "Recovery School", alzando il dito medio verso la borsa come il dito di Catalan. Poi hanno appiccicato cartelli sulla sede di Unicredit, accusata di investire in armi e di inquinare. Poco prima, in piazza Cordusio, in tuta bianca verniciata di rosso, occhiali e mascherina, avevano scritto "Make School Not War" su una staccionata. Tensioni a Torino tra studenti e forze dell'ordine nei pressi della sede di Confindustria, dopo aver lanciato uova di vernice contro la palazzina di Via Vela. Alcuni giovani hanno forzato il cancello di ingresso e hanno tentato di entrare negli uffici, ma sono stati respinti ed è volata anche qualche manganellata. La Russia, e siamo agli esteri, ha annunciato che domani effettuerà, sotto la supervisione del presidente Vladimir Putin, manovre delle sue forze strategiche, in particolare con il lancio di missili balistici e da crociera. Il 19 febbraio, sotto la guida del comandante supremo delle forze armate russe Vladimir Putin, sarà organizzata una esercitazione pianificata dalle forze di deterrenza strategica, ha affermato il Ministero della Difesa, citato dalle agenzie di stampa russe. Poco prima Mosca aveva annunciato di aver ritirato altri carri armati schierati vicino al confine ucraino e dei bombardieri nella Crimea annessa. Un tribunale indiano ha condannato a morte 38 persone per una serie di attentati avvenuti nel 2008 a Ahmedabad, nello stato del Gujarat, costati la vita a 56 persone. L'8 febbraio scorso la corte aveva condannato 49 persone per gli attacchi.
Era questa l'ultima notizia per il momento, appuntamento più tardi, grazie per averci seguito. Buongiorno dalla redazione sportiva, apriamo con il calcio. Pazzesca Atalanta a Bergamo, la Dea supera 2-1 in rimonta all'Olympiakos nell'andata dei sedicesimi di Europa League. Grande prova di carattere della squadra di Gasperini che domina ma va sotto nel primo tempo. I greci segnano con una conclusione di Suarez. Nella ripresa i nerazzurri attaccano e trovano due reti in due minuti. Jim City è il protagonista assoluto. Prima pareggio di testa e poi beffa Vaklic con una conclusione dall'interno dell'area di rigore. Tra sette giorni ci sarà il ritorno ad Atene. Stecca invece la Lazio, ma resta comunque in corsa per il passaggio del turno. Nell'andata dei play-off per accedere agli ottavi di Europa League, la squadra di Sarri perde 2-1 col Porto e si gioca tutto nel ritorno all'Olimpico. Aldo Dragao e i biancocelesti partono bene, ma poi subiscono la reazione dei padroni di casa. Zaccagni sblocca la gara con un colpo di tacco e illude la Lazio. Poi Martinez ribalta il risultato grazie a un colpo di testa potente e a un destro preciso in area. Il Napoli strappa invece l'1-1 al Barcellona, al Camp Nou. Ferran Torres risponde a Zielinski. La qualificazione agli ottavi si deciderà tra una settimana al Maradona. Passiamo alle Olimpiadi invernali. Delusione Dorothea Wierer nel biathlon. L'azzurra chiude i suoi giochi di Pechino con il 22esimo posto nella Mastart Donne di 12,5 km. Già fuori dalla lotta medaglie dopo il primo poligono, Wierer chiude con 8 errori al tiro e 3 minuti e 23 secondi di ritardo dalla vincitrice. L'oro per la prima volta va a una francese, grazie all'impresa di Justine Bresias-Boucher. Argento e bronzo per le norvegesi Ekhoff e Roysland. Simone Dromedis chiude invece come meglio non poteva la sua prima partecipazione olimpica, vincendo la small final dello ski cross. Per l'azzurro dunque un ottimo quinto posto. Doppietta svizzera nella finale con Ryan Regé che taglia il traguardo per primo. Prosegue intanto la diatriba tra la Federghiaccio e Arianna Fontana. Il presidente Andrea Joss torna a parlare dopo le dichiarazioni dell'Olimpionica che hanno scosso il movimento a questi giochi e dice: l'accusa di Arianna Fontana ai compagni di squadra di aver cercato di farla cadere in allenamento è inaccettabile. Accuse che, secondo il presidente della Federghiaccio, hanno distrutto il clima nella squadra. Joss poi precisa: Fontana è il miglior asset della federazione, è una nostra priorità, ma non riteniamo che la figura del marito sia quella ideale per dirigere tutte le squadre. Chiudiamo con l'NBA e Luka Doncic, il protagonista della notte. Grazie ai suoi 49 punti, lo sloveno trascina Dallas nella vittoria per 125-118 in casa di New Orleans. Serata magica anche per Embiid, che con 42 punti a casa dei Bucks regala il 123-120 a Philadelphia. Vittoria per Miami all'overtime a Charlotte e per Washington in casa dei Nets, mentre crisi nera per Houston al settimo KO di fila coi Clippers. E per ora è tutto, un saluto dalla redazione sportiva. Amici di Trebimeto, ben ritrovati all'appuntamento con le previsioni per venerdì 18 gennaio. Sull'Europa prevalgono condizioni anticicloniche sul comparto centro-meridionale, dunque l'anticiclone protegge anche l'Italia, mentre vedete le perturbazioni atlantiche scorrono rapide sull'Europa settentrionale, risultando anche particolarmente intense con tempeste di vento tra la Gran Bretagna e le coste del Mare del Nord. Per quanto riguarda dunque la nostra penisola, non ci aspettiamo grande nuvolosità, soltanto ancora un po' di addensamenti irregolari sul versante tirrenico, qualche nebbia o nube bassa tra l'Alto Adriatico e la Val Padana orientale, mentre in serata aumentano le nubi al nord-ovest e soprattutto sulla Liguria. Vediamo dunque la previsione, ci aspetta una giornata ancora in prevalenza soleggiata quasi ovunque, qualche annuvolamento a carattere sparso sul versante tirrenico, qualche banco di nebbia vedete possibile in Val Padana al mattino e poi in Liguria maggiore nuvolosità per l'arrivo di aria più umida che porterà anche qualche goccia di pioggia tra Savonese e Genovese. Le temperature rimangono piuttosto mite, addirittura saranno in aumento al centro-sud dove si potranno anche superare i 15-16 gradi su gran parte delle località, con punte anche superiori ai 20 gradi in Sardegna. Con questo è tutto, per maggiori dettagli vi rimando all'app gratuita di Trebimeteo. Consegna a domicilio del caffè. La Torrefazione Caffè San Giusto vi ricorda che attiva nel comune di Trieste la consegna a domicilio di tutti i prodotti, come il caffè macinato fresco per la moca, miscele e specialty coffee in grani, cialde e capsule compatibili di diversi formati senza nessuna spesa per la consegna. Ordina tramite chiamata o WhatsApp 340 379 7662.
il caffè della tua città, dalla Torrefazione San Giusto, direttamente a casa tua, senza spese ulteriori. 340-379-7662. Info su www.sangiustocaffè.com.